il grande fumettista Claudio Chiaverotti. È nata l'idea appunto di dedicarsi poi alle sceneggiature dei fumetti e come hai avuto occasione di importi nel mercato, insomma, visto che comunque hai scritto delle grandi sceneggiature? Boh, io sai, non è che mi sono imposto, sono uno che racconta storie, dire, racconto me stesso, anzi metto me nei miei personaggi, quindi poi... Le copertine che vedete sono tutte sceneggiature di Claudio, eh? Ah sì, sì, sì. Titanic l'ho fatto prima, aprire un pochino prima, ma io vedo soprattutto nei miei, adesso al di là dell'inizio che è stato con Dylan, lo dicevo prima in un'intervista, in realtà mi capita di raccontare me stesso, cioè... In Brando ho raccontato la voglia di fuggire, quella che viene un po' dai film di Salvatore, se a me piacciono molto i film di Salvatore, no? In particolare Marrakech Express, Mediterraneo, i primi, no? La voglia di fuggire non si sa lontano da cosa, ma la voglia di fuggire. In Morgan Lost invece, che è più metropolitano, che più insomma, riprende la mia passione per il thriller, c'è un po' delle mie paranoie, insomma, forse racconto più me stesso, ecco, in Morgan Lost, l'insonnia, il mal di testa da insonnia, poco fa ho preso infatti un mezzo cachet, racconto la notte, il fatto che se non dormi la vita ti vivi la notte, e poi vabbè, Morgan Lost è un personaggio molto più tormentato ovviamente di me, perché insomma, lui fa anche il cacciatore di serial killer, a me mi ammazzerebbero a pagina 1 ovviamente, perché non sono in gamba, poi non è uno in gamba, anzi, una delle critiche, diciamo delle recensioni, secondo me più vicine, è quella di un ragazzo che dice, secondo me Morgan Lost è una serie sulla fragilità umana. Poi sì, ci sono i serial killer perché è anche un thriller, no? Un action thriller, c'è il soprannaturale, però essenzialmente è una persona che viene raccontata attraverso le sue fragilità, un personaggio che nelle mie idee, mi sono partito per la mia tangente, scusa, così. Vai, ci arriviamo. Grazie, no, scusami, io parto, vive di contrasti, cioè contrasto tra quella maschera tatuata. C'è anche l'altro fondo. Ecco, oddio, il peggio del peggio, ma non era così, ed ero sempre rossissimo, ma era così rosso, potevano avere sparato, però voglio dire, non è un caso che ho gli occhialetti, che sono uno si vergogna tantissimo dell'immagine, sono incollati praticamente, ci dormo. Anche questi, ma sai, in realtà ho sempre quello che dicevo, in Morgan Lost c'è ancora più tormento, c'è ancora più... io non sono daltonico come Morgan Lost, lui lo è, delle sfumature di grigio e rosso, infatti come avete visto, credo, le cose... Non anticipiamo nulla, ma credo che tutti sappiano, insomma, chi è qui credo che sappia, ma non anticipo. Tu entri a far parte della Bonelli nell'89. Credo probabilmente nel periodo in cui ci vedremo la prima volta. Hai scritto tantissimi albi, anche speciali, e vedo anche qualche storia di Martin Mister. Sì, io ho scritto, guarda, ho fatto un conto all'incirca, ho scritto 20.000 pagine che equivale a 200 storie, più o meno, no? E come dico sempre, vista la mia passione per il cinema, ho scritto 20.000 pagine di storie, guarda. Cioè per me, io me li immagino tutti come film, sì, io me li immagino tutti come film. Penso che normalmente il fumettista vero ragiona facendo un fumetto e legge molti fumetti. Invece se a me mi interroghi sul cinema, più o meno me la levo. Se comincia a farmi se mi interroghi sul fumetto mi sembra di essere a scuola, come quando, sai, la prof ti chiedeva ma qual era la coltivazione principale, quanto c'è di colline metallifere nella Lombardia? E tu dici abbastanza, perché non sai che cazzo, io non sai nulla, no? Ti parli con uno che alla domanda, non so perché dico questo, ma per dire che ero abbastanza un asino a scuola, la domanda qual è la coltivazione principale della Lombardia, rispose il cacao. Questo nelle medie, poi diciamo, ho cercato di finire. Grazie, questo è l'applauso di chi ha avuto dei problemi di cuore, evidentemente, come me a dire. Poi mi hanno promosso lo stesso perché mio papà regalava tipo le caramelle al professore. Beh, a me all'esame in terza media mi chiesero chi è che scrisse Va pensiero e io rispondi in Nabucco. No, vabbè, io pensavo, forse avrei detto, che ne so, è nato, magari avrei detto. No, scherzavo, adesso non esageriamo, ok. Diamo con ordine, nel 98, creatore di Brandon, una storia fantasy che forse sarebbe stato attuale oggi, visto che il fantasy ha avuto un po' un'esplosione di genere. Cosa ricordi? Allora, ma Brandon in realtà io non lo considero proprio un fantasy. Io ho una definizione un po' usurpata da un libro di Roberto Vacca, e cioè Brandon è un medioevo prossimo avventuro, è quello che avverrà dopo una catastrofe di portata mondiale, che in realtà era una catastrofe di nuovo, io non sono uno scienziato, per cui ho letto un po' quello che poteva avvenire sulla rivista Science, ma la cosa interessante era che se cadesse un asteroide, speriamo di no ovviamente, noi avremmo un anno di buio, cioè, e quindi era quel buio la cosa interessante, vuol dire che poi nel buio della... diciamo del cielo, perché le ceneri, i materiali incandescenti oscurerebbero la luce del sole, c'è anche il buio delle coscienze,
Ecco, era quella la cosa interessante di Brandon, e poi praticamente in Brandon tutto ricomincia, insomma la saga di Brandon inizia 150 anni dopo la Grande Tenebra, in cui ci saranno poi nuove leggende e via di seguito, che Brandon ritorna, per quelli che lo leggessero, ritorna a luglio dell'anno prossimo in una serie di speciali a colori. E arriviamo ai 15 numeri di Martin Mister. Anche lì erano 15, io non lo so. Così mi hanno scritto, okay. Quindi mi fido. Anch'io, non mi ricordo, ma mi fido, ok. Quindi 15 di quelle 20.000 storie. Di quelle 200 storie, ok. 220.000... Magari 20.000 storie, 20.000 pagine. 20.000 pagine, 20.000 200 storie. Sarei pazzesco, eh. Mi avrebbero già ricoverato. È tanto comunque. Sì, no, è tanto, sarei già all'euro, cosa che insomma. Invece Martin Mister, personaggio fantascientifico? Più o meno, Martin Mister mi piaceva molto perché, come ogni personaggio, poi la proiezione del suo autore, Martin Mister è la proiezione di Alfredo Castelli, che è un uomo ecumenico, secondo me coltissimo, ironico, è quello che mi ha fatto entrare in Bonelli. Diciamo, Castelli è stato il mio uomo del destino, da quel lato. Io avevo mandato sceneggiature, io ho iniziato con le Stuntruppen, fatto le Stuntruppen quando lui era Eureka, e poi di lì sono passato a Martin Mister. Quindi la prima storia che ho scritto per la Bonelli è un Martin Mister, anche se cronologicamente sparano. Adesso arrivano qui e mi butto a terra, anche se un serial killer, che direi che mi farebbe anche un po' di pubblicità se un serial killer cerca di ammazzarmi. Magari io mi tolgo e faccio ammazzare voi. Poi sarebbe bello salvarsi, così prendi esperienza. No, prendo anche soprattutto lettori, perché poi se sanno che un serial killer mi ha dato dietro. Ma diciamo che i miei serial killer, ti sto rovinando tutte le domande, scusami, che poi dopo ti offrirò un caffè, scusami. No, i miei serial killer sono sempre sopra le righe, sono un po', dico sempre, io mi ispiro così come nume creativo a Tarantino, cioè lui prende un genere e poi lo rielabora, lo metabolizza, cioè i miei serial killer sono un po' come io li vedo, voglio dire, sono un po' i supercriminali a volte dei fumetti, no? Non sono proprio serial killer reali, anche se Morgan Lost ha un approccio molto reale, cioè quello del profiling, diciamo, moderno nel cercarli. Arriviamo finalmente al personaggio che ho visto che, vabbè, è la tua attualità, quindi è il mio secondo figlio particolarmente, e che è appunto Morgan Lost. Penso che sia la caratteristica principale di questo lavoro e che ha colpito anche me, è questa tecnica del nero e del rosso. Quindi non è proprio bianco e nero, non è neanche un colore, ma c'è questo rosso che è presente in ogni pagina in maniera diversa, con diverse sfumature che caratterizzano tutto il fumetto. Prego. Esatto, no, figurati, anzi, hai detto molto bene. Voglio dire, è secondo me una sorta di colorazione. Ecco, cioè, è un vedere, questo, no? La giustificazione è quello che poi noi abbiamo studiato, siccome Morgan Lost è daltonico, è un vedere la realtà attraverso gli occhi del protagonista, che in realtà non è una soggettiva. È come se noi filmassimo il mondo di Morgan Lost con una telecamera che ha lo stesso difetto. È quello stesso difetto visivo di Morgan Lost, cioè lui, essendo daltonico, ha un certo tipo di daltonismo, per cui vede a sfumature di grigio e a sfumature di rosso. Noi vediamo le storie di Morgan Lost come se fossero viste da Morgan Lost, e questa è una tridimensionalità particolare che ho voluto creare nel film. Come hai partorito questa idea? In qualche modo hai raggiunto questo obiettivo. Allora, come dicevo, volevo creare un personaggio soprattutto attraverso i suoi difetti, attraverso le sue fragilità. Per esempio, uno di quelli, forse la fragilità più grande, che non è il daltonismo, è un'altra cosa, è che quando lui rivive determinati traumi balbetta, che non è mai successo in un personaggio, hai capito? Un eroe comunque è uno che deve fare a botte, deve spaccare la faccia ai cattivi, e via di seguito. Per questo io lo considero una persona. E mi piaceva questo, mi sembra una grande debolezza, no? Magari che io per esempio non mi è mai successo, però mi immagino che chi balbetta voglia dire ad ogni costo, ti trovi tu, c'è questa scena in cui lui ripete una filastrocca, una poesia nel linguaggio degli elfi che aveva detto la sua fidanzata, per cercare di ritrovare le parole, va davanti allo specchio, non ci riesce, tira un pugno allo specchio, se ero io mi spaccavo la mano, ma lui anche i guanti, lui è morto, spacca lo specchio. E ci ho pensato sulla questione del daltonismo, ecco, volevo raccontarlo attraverso delle caratteristiche particolari che lo rendessero debole. Cioè, Morgan Lost, lo dicevo poco fa, è un personaggio creato anche per contrasti. Un contrasto è quello tra questa maschera tatuata, poi tatuata a forza dai cattivi, no? Per chi ha letto la storia, e quindi che dà un aspetto un po' duro, vagamente supereroistico, e la sua fragilità. E questo è uno dei contrasti. L'altro chiamano contrasto è il fatto che lui chiaramente abbia una pistola, sia un uomo d'azione, le storie sono degli action thriller ovviamente, e abbia il segno della pace in cintura. Il segno della pace, per chi ha letto il primo numero, è quello che portava la sua fidanzata al collo, ma è anche l'idea, e qui torniamo sul cinema,
è anche una vaga citazione di Full Metal Jacket, cioè quando lui ha l'elmetto con Born to Kill e qui alla spillina della pace, dove dice a quel generale, quello che urla, tutto dice, signore, è per raccontare la dualità dell'animo umano, signore, sai che devi ripetere dove il signore. Con questo tipo di tecnica, io lo voglio chiamare così perché comunque è una tecnica assolutamente. Tu hai pensato questo daltonismo pensando alla tecnica con cui sarebbe stato poi stampato il fumetto o viceversa? Entrambe le cose sono venute insieme. Quindi c'è una sorta anche di intelligenza, tra virgolette, commerciale? Non lo so, in realtà... Sai, mi fa scusa la domanda, ma è una curiosità. No, caspita, assolutamente, più che legittima. Ma sai, in realtà sì, si voleva fare qualcosa di nuovo, assolutamente. Diciamo che l'ho legato. Mi è venuto anche qui di nuovo in mezzo a un film, che è un film di Francis Ford Coppola, che in italiano si chiama Rusty il Selvaggio, se non sbaglio in inglese è Rumble Fish, in americano. E c'è un giovane, quello che ha fatto, aiutatemi, che voi sapete, Mickey Rourke, bravo, che è daltonico. E lui, gli unici colori che vede sono quelli dei pesci combattenti. Lui vede, se non sbaglio, il blu e il rosso. Lui in questo acquario, a caso un acquario, vede quelli. Per cui l'idea, tutto poi a un certo punto si unisce, voglio dire, quello come spunto per elaborare poi esatto. E volevo però fare qualcosa, siccome se tu fai qualcosa, sì, se tu butti una serie in edicola, devi assolutamente fare qualcosa di nuovo. Se tu però metti una novità, come io volevo fare, poi quella novità devi darla inevitabilmente. E quindi io spero che ci sia un po' di novità di contenuti nel modo di raccontare, e poi la novità grafica innegabile, perché tu vai in edicola, sfogli l'albo e vedi che io, per me è una colorazione, cioè le sfumature di grigio e di rosso è una colorazione, una cosa che mi fa molto piacere è che tu hai un albo che ha una particolare colorazione, ma lo paghi quasi come un albo in bianco e nero, lo paghi 3,50€. In un momento di crisi in cui 3,50€ sono una cifra, è una cosa secondo me importante. Sì, ma noi cerchiamo, voglio dire, come casa editrice la Bonelli tiene sempre dei prezzi molto bassi, abbordabili, popolari. Però mi fa molto piacere che in realtà lo paghi 30 centesimi in più di un albo bianco e nero. Ho detto che volevo tornare un po' allo splatteroso, anche perché abbiamo il rosso, se non usi lo splatteroso sul rosso, e soprattutto a un certo tipo di atmosfera e di racconto della storia che era mio, cioè dei tempi del mio Dylan, perché io racconto così, e quindi io sto cercando di fare quello, e quindi non è un caso che alternerò storie un pochino più realistiche, per quanto questa io la definisco realistica, ma voglio dire, a pagina 5 c'è uno squalo che nuota nella notte, per cui realistica, cioè c'è lui che vede dall'oceano che arrivano i fantasmi dei serial killer sulle sedie e lo guardano. Dipende dal tipo di cera che fai, diciamo. Bravo, esatto, o anche di cera che ti tiri, come dicono in Veneto, no? Io non bevo e non faccio niente, purtroppo sono un personaggio banalissimo, metto tutto nella fantasia, nella follia che vi racconto, ecco, cioè, è quello. Innanzitutto complimenti, perché un po' noi tutti siamo figli di Dylan Dog, no? Quindi, e questo Morgan Lost l'avevo intravisto, però ancora non li ho presi. Spero che questo... No, ne parlavo adesso, appunto. No, lo trovo interessante, anche la faccia del personaggio, a chi si è ispirato? Allora, guarda... Dylan Dog dicevano Rupert Everett. Allora... si è perso un po', diciamo che come inizio io avevo dato Ethan Hawke, che è un attore americano. Poi si è perso anche perché poi il disegnatore deve comunque contestualizzarlo graficamente, no? Per esempio, una cosa che io non avevo notato, Ethan Hawke ha il naso leggermente corto, quindi hanno dovuto un po' allungarlo, quindi cioè, molti mi dicono che somiglia un po' a Delon verso i 30 anni. Sì. Perché io dico sempre, fate un eroe un po' maledetto, quindi non fate il fighetto belloccio, cioè non potete neanche fare Fantozzi, però fate uno, voglio dire, sofferto, che quindi abbia un po', hai capito, magro, magari un po' scavato con le occhiaie, e questo deve essere, per cui diciamo che adesso Morgan Lost somiglia a Morgan Lost in questo momento, no? Però se a te piaceva un determinato Dylan, credo che potrebbe piacerti. Grazie. Colgo l'occasione per complimentarmi e fare una piccola domanda. Per quanto riguarda la città invece, c'è stata una piccola, per la creazione della città, influenza da parte di Sin City, oppure... Lui invece ha comprato.
Perfetto, sì, grazie. Non ho mai detto un incontro, comprate un albo, dico forse faccio male. Ovviamente stavo scherzando. No, certo, dico sempre leggetelo, perché leggerlo, secondo me, uno magari se lo fa prestare, poi gira la voce, la cosa importante è quella. Allora, diciamo che l'influenza di Sin City, io dico sempre più di tutti Blade Runner, cioè nel senso di creare una città che non esista. Ho cercato di scostarmi il più possibile, soprattutto per la colorazione, perché Sin City è un'istituzione, c'è un fumetto talmente bello e particolare che qualunque cosa che poi tu vuoi andare a prendere diventa una scopiazzatura, che noi non dobbiamo scopiazzare, dobbiamo inventare. Ma infatti è bello come... Assolutamente no, per cui se tu noti Sin City è un fumetto in bianco e nero netto, mentre invece qui ci sono sfumature di grigio e poi ha delle, io le chiamo graffiature di rosso, mentre invece il rosso di Morgan Lost è un rosso che io definisco fotografico, c'è anche il giallo all'interno, c'è più colore, è un'altra cosa, esatto, sì, sì, sì. Ma poi soprattutto il Morgan Lost è un rosso che molto spesso dà atmosfera, è la luce dell'immagine il rosso, per cui è un'altra cosa a mio parere. La città l'abbiamo, come se tu hai detto lo sai, è una New York anni 50 con delle forte contaminazioni antico-egizie, ma è un'ucronia. Io normalmente dico Morgan Lost è un fumetto moderno, quindi non voglio battere troppo su quest'idea degli anni 50, perché uno potrebbe dire ah, quindi è una gangster story. Tutt'altro, non c'entra niente, a me i film di gangster fanno schifo, di mio, nel senso che ho detto a tutti non mettete per favore i cappelli, sai, a falda larga, tipo Al Capone, perché poi sembra che sia quello, non c'entra niente. Morgan Lost, l'idea, è, diciamo che parte da Morgan Lost, è incrociare il silenzio degli innocenti con Blade Runner. Mentre il fumettista, io ecco, sono cresciuta con Dylan Dog, per cui c'erano fumettisti che preferivi e altri no, perché poi ognuno si sceglie un po', insomma, il disegnatore preferito. Per dare invece una psicologia e uno spessore al personaggio principale, come Dylan Dog, che oramai è immortale, sembra quasi una persona vera, qual è il tratto di Morgan Lost che secondo lei lo renderà più presente e quasi fisico? Allora, speriamo, questo me lo auguro. No, quello che dicevo, io in realtà racconto me, e questo però non è un caso. Guarda che per creare un personaggio che abbia una coerenza di comportamento, soprattutto sul fumetto seriale bonelliano, lo facciamo tutti. Cioè, dobbiamo mettere la persona che per sommi capi conosci meglio, per sommi capi dovresti essere tu. E quindi, Dylan Dog e Sclavi, Martin Mister e Castelli, Mister No era Sergio Bonelli, e io ne ho creati due, per cui chiaramente avrò anche uno sdoppiamento, anzi più di uno, voglio dire. Però come dicevo, ecco, prendo me la voglia di fuggire. Morgan Lost invece sono le paranoie più metropolitane. Morgan Lost è un pochino più vicino a me, quindi l'amore per il cinema, l'insonnia, l'idea della notte. C'è qualcosa di autobiografico anche nel personaggio? Allora, per forza di cose. Per forza di cose sì, però chiaramente... sai, io no, non dici che cosa? No, lo posso dire soprattutto che cosa no, cioè nel senso che io non ho mai incontrato un serial killer per ora, spero insomma che la cosa vada avanti così. Non bevo, tra l'altro, perché lui beve e prende cachet per l'insonnia insieme, che è una cosa che se facessi io vado alle molinette in 5 minuti. Diciamo, ecco, che io racconto, cerco di raccontare la follia, cioè quella che secondo me è la mia visione, no? Un po' la mia follia, ed è la cosa forse che dovrebbe dare personalità. È un po' come quando io sentivo l'intervista d'Argento, che Argento diceva: sai, in realtà racconto le cose che fanno paura a me, e combinazione sono quelle cose che fanno paura a tutti, quindi mi è andata bene. Io racconto i miei incubi, beh, anch'io, voglio dire, è quello che faccio, non racconto le mie paure. Per esempio, quello che dicevo prima, che secondo me è un'immagine visionaria forte, poi un'idea mia, quella che lui va, appunto, abita in questa New York che reinventata, che potrebbe essere la Los Angeles di Blade Runner, e lui va sulla riva del mare a Long Island e vede 30-40 serial killer, quelli che lui ha ucciso, che arrivano ondeggiando sulle onde del mare, seduti su delle sedie, ondeggiano, lo guardano e non dicono niente. Questa è secondo me un'immagine visionaria forte che spero di poter comunicare, cioè ti dà l'idea di è qualcosa di disturbante, di forte. Ognuno poi in quei personaggi che ti guardano e non parlano metterà qualcosa di se stesso, cioè chissà quanto c'è psicanalitico di mio, cioè non vado dallo psicanalista perché sennò si suicida dopo due sedute, va bene così. Voglio dire, per cui chiaramente me, spero che sia quello che rimane e che è anche il, diciamo, che connoterà in modo originale, mi auguro, la serie e il personaggio. Le follie, cerco soprattutto il primo anno per ora di pubblicazione di alternare nel programma che ci siamo fatti
un album un pochino più realistico, come dicevo prima, è un album che è veramente un delirio visionario, cioè Mr. Sandman, che esce tra poco, cioè il 17 dicembre, ecco, quello è un delirio. E quando lo leggevo, e a un certo punto ho visto, qui non è che sto a spoilerare nulla, in una scena che ci sono tre o quattro morti, quindi con le pupille, con gli occhi bianchi, gente ammazzata che canta Mr. Sandman, ho detto cazzo, una roba pazzi questa, ho detto la parolaccia, mi è scappata, non so se potevano dire, e in quel punto ho detto, dentro di me, spero che poi questo comunicarlo, no? Che funzioni, ho detto che okay, it works, come quando mi hanno detto che Spielberg ha detto it works quando un tipo ha avuto l'infarto quando ha visto Lo squalo e quando gente è svenuta, quando c'era la siringata in Pulp Fiction di Tarantino, lo dicevano ok, it works. Quando ho visto quella scena ho detto boh, mi sembra che funzioni, cioè questa è veramente una cosa pazzi. Fra il tuo inizio di Land Dog e questo che al momento è l'ultimo tuo lavoro, io noto sì delle analogie dove i tuoi personaggi di solito hanno il ruolo che hanno nella storia, il loro lavoro, il loro messaggio e così via, e c'è all'interno della tua storia uno stacco, dei piccoli stacchi dove esce la parte personale. Quindi là dove abbiamo una parte che di solito era comica, che non sempre doveva arricchire, ma era uno stacco. Qui la parte invece, il dissidio, la tragedia che ha vissuto e che vive, che però diventa parte integrante di quello che è il continuum della storia. E non so se questa riflessione adatta e dà quello che è un pezzo anche di maturazione del tuo, poi ci conosciamo da un po', quindi so, però ho notato questa maturazione dove quel pezzo che una volta era uno stacco ironico diventa ora parte integrante e funzionale della storia. Tutto giusto, anzi lo vorrei filmare, studiare a memoria e dirlo quanto vuoi. No, no, è perfetto. No. Qualcuno mi ha detto, e chiudo appunto perché noi abbiamo già sforato, che forse Morgan Lost è il personaggio più cupo. Io non lo chiamo un eroe perché è appunto un personaggio, ripeto. Come dire, mi piace l'idea che sia in realtà una serie sulla fragilità umana, come ho detto, cioè me lo diceva un lettore e questo io sono abbastanza d'accordo, per cui credo di sì, però tieni conto che anche in Morgan Lost c'è spazio per l'ironia, perché mi piace raccontare, non è lui, però ha un amico che è quello, loro sono un gruppo di cacciatori d'Italia in quel bar, c'è quello sempre al bar che spara cazzate, quello divertente, quello che somiglia un po' a Bruce Willis, ecco, quello è un tipo divertente, e c'è la poliziotta che è abbastanza ironica. Poi Morgan Lost ha la caratteristica, parecchie voglio dire di novità, è qui una di quelle principali, che i comprimari sono quasi tutti femminili, e quindi mi piaceva molto, perché poi secondo me il pianeta femminile che gira intorno a un uomo è molto interessante, no? Determinate sfaccettature, e poi complesso, essendo io un uomo mi piace raccontare anche le donne, no? È più difficile ancora, ma interessante. Io ringrazio i Claudi Cheverotti con un grandissimo applauso. Applauso a voi, grazie di essere qui. Grazie.